Non commettere adulterio, il sesto comandamento per i cristiani, il settimo per gli ebrei, al centro della serata di dialogo ebraico-cattolica tenutasi al monastero di Santa Chiara. Nei giorni nostri è difficile dire in quale contesto, no? Voglio dire, l'adulterio è sempre stato un gravissimo peccato perché è una forma di infedeltà, di infedeltà molto grave e devo dire che con la trasformazione della società e quindi anche della famiglia che fa parte della società, l'adulterio è diventato qualcosa di molto diverso probabilmente da quello che era anche soltanto diciamo, qualche decennio fa, perché ci sono famiglie che si formano e si disfano molto, molto con grande disinvoltura, con grande facilità. Per cui voglio dire, credo che la sensibilità alla gravità diciamo, della colpa, dell'adultero, sia cambiata, in modo sensibile, questo sì. Questa sera tocca al sesto nostro, perché c'è uno slittamento di uno, per gli ebrei è il settimo, quindi bisogna stare attenti a non sbagliarsi, ed è un comandamento insomma, che ci provoca noi cristiani, provoca in generale gli italiani, credo, gli occidentali, non commettere adulterio. Quindi è un tema, diciamo, che riguarda, un comandamento che riguarda la sessualità, l'uso della sessualità, e sarà sicuramente interessante vedere come l'ebraismo, diciamo, italiano, rappresentato da un laico, peraltro questa sera, non da un rabbino, Bruno Segre, interpreti oggi, nell'attualità, questo non commettere adulterio, cioè non giacere con la donna di un altro. E questo naturalmente vale anche per la donna, non giacere con l'uomo di un'altra. E poi, ecco, sarà molto anche interessante vedere come Gesù stesso abbia per noi cristiani già interpretato questo comandamento, in un modo, direi, nuovo, che credo sia ancora molto da scoprire anche per i cristiani. Quindi, insomma, un po' di curiosità volevo mettere su questo, che non ci sia persona adulta che non sia comunque anche incuriosita rispetto alla possibilità o meno che oggi possa, no? Possa essere ancora valido, non visto insomma com'è un po' la situazione morale o anche sociale o anche semplicemente diciamo così, fenomeni, no? Che ci riguardano, in cui viviamo, di relazioni sessuali che sono piuttosto lasciate invece così una certa libertà individuale, insomma, e non prendere l'uomo dell'altra o l'uomo o la donna dell'altro, no, non è più così forse cogente come poteva essere ai tempi di Mosè. In questi giorni trascorreranno le giornate della memoria. Qual è l'importanza di ricordare la Shoah e quindi il genocidio degli ebrei? Beh, voglio dire, purtroppo durante la Seconda Guerra Mondiale il mondo ebraico ha subito un vulnus senza possibilità di rimedio, perché in realtà prima della Shoah il grosso della vita degli ebrei, il grosso, diciamo così, del mondo ebraico era concentrato in Europa. Con la Shoah questo non è più. Diciamo che una parte molto vitale del mondo ebraico europeo è sparito nei forni e nei campi di sterminio. Non dimentichiamo che sono stati 6 milioni di morti, di cui 1,5 milioni bambini, e quindi diciamo che la Shoah ha finito per rimodellare anche la presenza geopolitica degli ebrei nel mondo, perché dopo da allora la presenza ebraica in Europa è diventata abbastanza irrilevante, mentre la vita degli ebrei nel mondo è andata organizzandosi attorno a due, diciamo, principali centri di aggregazione e di espressione di vita ebraica, che sono
lo Stato di Israele da una parte e la grande comunità ebraica nordamericana dall'altra.